Grazie infinite, grazie di questa, dell'introduzione e anche di questa ricca e profonda puntualizzazione di Severino. Io mi sono riletto tra l'altro proprio il tuo testo, questo a cui faceva riferimento Massimo. Io non ho, io l'ho ricevuto da pochi giorni, me lo sono letto appunto per sintonizzarmi e come sempre in questi casi riconosco sempre con gratitudine e grande anche direi gioia profonda che un pensiero che è autenticamente pensiero, cioè che spinge fino in fondo il suo rigore, la sua virtualità, non è che benvenuto e importante e necessario per un discorso, per una testimonianza di fede. È sempre benvenuto, è sempre importante, direi, se posso permettermi con un'espressione forte, anche essenziale, come dialettica arricchente, dialettica che costringe a pensare e che a propria volta impegna a esprimere rigore, a esprimere la propria virtualità. Ecco, io vorrei fare come, diciamo così, da contracanto, da contrappunto a quanto hai detto, riferendomi un attimo alla tradizione biblica, cercando di leggerla proprio anche con l'occhio che ci è stato proposto, per cercare di, per quanto è possibile, di penetrarne il senso e l'attualità. Ecco, io sono contro, lo dico subito, una cosa che non è nel tuo caso certamente, ma in molta, diciamo, letteratura o modo di pensare, sono contro una contrapposizione semplicistica tra pensiero greco, filosofia e tradizione ebraica, così come sono contro contro una banalizzazione identificante dei due. Ecco, penso che c'è proprio una complessità di una relazione che certamente è per tanti versi all'origine della nostra tradizione culturale e che va riscoperta. Una relazione appunto dialettica, ricca, con anche delle contraddizioni, dei nodi irrisolti, ma al tempo stesso anche molto feconda, ancora ricca di fecondità. Ora, nella tradizione ebraica, rifacciamoci appunto al nostro testo di riferimento, questo santificare il sabato, si dice originariamente, anche tu lo ricordi nel tuo libro, l'ho riletto in questi giorni, appunto, tu ricordi appunto che il testo originario sia nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, sia nel libro del Deuteronomio, al capitolo 5, quando viene riproposta la tavola, no, del Decalogo, non si dice semplicemente santificare le feste, ma il discorso centrale è sul sabato. Il sabato è in qualche modo l'archetipo, il paradigma di che cos'è la festa, no, per la tradizione ebraica, per il popolo di Israele. Ed è molto interessante che poi in una grande testimonianza del pensiero cristiano com'è la lettera agli ebrei, poco conosciuta ma effettivamente molto importante, ritorna questo riferimento al sabato, la promessa del riposo del sabato. E quindi la domenica, che poi diventa nella tradizione cristiana a sua volta il paradigma della festa, non soppianta il sabato, ma in qualche modo è in relazione al sabato. Qui sarebbe un capitolo interessantissimo. E tra l'altro ringrazio proprio anche l'occasione di questo approfondimento che ho offerto in questi giorni, perché, come tu dicevi giustamente, ci pungola a pensare seriamente qualche cosa che è fondamentale per la nostra civiltà, per il futuro stesso dell'umanità, perché siamo in un momento in cui questi paradigmi e questi pensieri, queste esperienze fondanti dell'essere umano vanno in qualche modo ripensati, vanno riguadagnati. Ora, sabato.
in riferimento alla totalità, questo è il... Ora, sabato è interessante perché sabato proprio l'etimologia non è sicura, anzi nel Genesi stessa è un'etimologia accomodata, ma sabato viene fatto derivare dal verbo interrompere, la radice Shabbat. Ecco. E quindi il sabato è interruzione, e quindi entra subito in una... perché Dio ha interrotto, ha compiuto certamente un suo progetto, un suo disegno, ma lo interrompe. E l'uomo è invitato anche lui a interrompere la sua attività. Quindi c'è una corrispondenza tra il mortale e Dio, no? Una corrispondenza, e questo indica certamente da un lato che c'è una forma di, se vogliamo, di pienezza, di pleroma, perché Dio ha compiuto il suo disegno, vide che era cosa buona, quando è la volta dell'uomo che era cosa molto buona. Quindi c'è un compimento, ma è un compimento totalmente aperto, indeciso, arrischiato. Arrischiato perché appunto è nelle mani di una libertà altra che è suscitata, e quindi è arrischiato dal punto di vista dell'uomo, ma è arrischiato dal punto di vista di Dio, prima di tutto. Dio arrischia perché ponendo qualche cosa di, o qualcuno di altro da sé, donando, no? Effettivamente si pone in questione se stesso, la sua assolutezza, la sua compiutezza, la sua totalità. E qui c'è una cifra che mi pare molto importante da tematizzare, è la cifra appunto della, diciamo pure della libertà, della... nel senso profondo, abissale. Beh, io sono, come Severino sa, sono allievo di Luigi Parison, quindi subito non posso non pensare a questa, all'abissalità, ecco, della libertà, che poi appunto è tipicamente biblico, se vogliamo tipicamente cristologico. Già in questo, diciamo già nel sabato, nell'interruzione che rappresenta, c'è già la libertà, il rischio del Venerdì Santo, il rischio della prova lancinante che il Cristo vive. Già questo è già lì. Ora, interruzione dunque il sabato, non interruzione contrappositiva, ma interruzione certamente nel senso anche che tu dicevi, che la tradizione greca ci sottolinea, per un verso, interruzione che è possibilità di contemplazione. Perché Dio vede, e vede che è molto buono, e l'uomo in qualche modo è invitato anche lui a vedere, a contemplare quello che è sotto le sue mani, a cui lui è chiamato a dare un contributo e non piccolo, a contemplarlo. Quindi l'interruzione ha un significato antropologico fondamentale, perché dà la possibilità di rendersi di nuovo conto di ciò che si è, di ciò che si ha, di ciò che si fa. E appunto è fermarsi e contemplare, quasi direi rinnovare lo stupore originario di accogliersi nell'essere che si è donati a se stessi. Questo è, diciamo, la radice grande della festa, cioè riconoscersi anche nella molteplicità dei rapporti, delle relazioni. La festa è sempre in relazione al tempo e sempre anche in relazione alla comunità, crea uno spazio diverso di accoglienza, di stupore, di gioia, di festa appunto. Ora, questo è certamente un richiamo all'origine, come tu dicevi, come anche Severino, un'anamnesi, ricordo, ma proprio perché è interruzione
di un'opera che è in compimento, di un'opera che è arrischiata, di un'opera che richiede l'attenzione e la deliberazione e la perseveranza della propria libertà, è anche prolessi, non è solo anamnesi, è anche prolessi, cioè anticipazione reale, gratuita, provvisoria evidentemente, ma anticipazione del definitivo. Ecco, questo c'è nel sabato. Il sabato è richiamo all'originario, ma al tempo stesso il sabato è promessa di ciò che ha da venire. E quindi, diciamo, il sabato stesso è posto in questa situazione di gratitudine, di stupore per ciò che già si è, si ha e si fa, e al tempo stesso di rinnovata presa di coscienza e impegno per far sì che il pellegrinare dei giorni attinga, come dire, una pienezza che ancora non c'è, una pienezza che non è neppure guadagnata e fatta semplicemente, non è prodotto, ma è anch'essa è dono, anch'essa è va, ecco. E quindi c'è questa dialettica originaria molto ricca nella tradizione ebraica. Ovviamente il sabato può essere bloccato, può diventare, diciamo, in qualche modo sì un idolo di una totalità prodotta dall'uomo. Cioè, a me colpisce sempre che Gesù, una delle polemiche fondamentali che pone è quella col sabato. All'origine della sua condanna ci sono due istituzioni che lui critica in modo radicale, sono l'istituzione del Tempio e l'istituzione del sabato, cioè le due colonne di una. Perché il sabato? Perché ricordiamo tutti quella famosa affermazione di Gesù, semplicissima ma abissale: non l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo. E questo è molto, molto bello, molto significativo, cioè non l'uomo per il sabato, cioè l'uomo che una visione dell'uomo che diventa un idolo a cui, un Moloch a cui viene sacrificata la realtà il sabato diventa il Moloch a cui viene sacrificato la realtà dell'uomo, e quindi vuol dire no, invece il sabato è per l'uomo, cioè per liberare la libertà dell'uomo, per liberare l'essere dell'uomo. Ecco, non è un caso che nel comandamento, nel Decalogo, sia nell'Esodo che nel Deuteronomio, la cornice è la liberazione dalla schiavitù. Cioè l'uomo può attingere la verità del suo essere perché è posto in una situazione di libertà, altrimenti non può. E addirittura mentre nel Decalogo dell'Esodo la radice per cui si dice l'uomo rispetti il sabato, eccetera, è perché Dio ha interrotto la sua opera, no? Il settimo giorno, nel libro del Deuteronomio, la motivazione che viene addotta è perché tu sei stato schiavo in terra d'Egitto e ora sei liberato, dunque ricordati che sei libero, e allora fai il sabato. Ecco, c'è questa... Quindi, mi chiedo se qui appunto non c'è, in riferimento al tema che era proposto alla nostra attenzione, cioè il tema della totalità, c'è, come dire, questa ferita che viene introdotta, che è la ferita dell'interruzione, non per eliminare ogni possibile sguardo sulla compiutezza, sul pleroma. Il Nuovo Testamento preferisce il termine pleroma, lo usa molto, la pienezza, in lui abita la pienezza, quindi non è
non c'è una dialettica con la pienezza, ma con una totalità che diventi idolatrica. Per cui il sabato contraddittoriamente dà finestra che apre sulla libertà, no? Che permette, diciamo, la libertà, può diventare idolo che imprigiona l'identità del mortale, invece che aprirla, che dischiuderla a una relazione diversa, altra, con col Dio. Allora, mi pare che questo inizio sia stato già particolarmente efficace per disegnare un po' queste due prospettive in dialogo che ho voluto provocare attraverso questo riferimento alla totalità. Ma perché innanzitutto avrete capito che da un lato si fa riferimento appunto ad un bisogno di festa fondato evidentemente sulla persuasione di essere mortali, di essere bisognosi di salvezza, di pietà. In contrapposizione a quello che il professor Severino giustamente, come si può dire, evita sempre di chiamare in causa troppo così affettatamente, perché non si può, ma un altro sguardo che lui appunto indica come quello del destino, che invece, come dire, di questa persuasione mostra assoluta, come dire, contraddizione, impossibilità. Quindi da un lato come ciò che il mortale può solo disperatamente ricordare, quella salvezza è impossibile, da ultimo. Dall'altro lato, invece, uno sguardo che cerca di mostrarci come in fondo questa stessa contrapposizione tra una pienezza, come dire, originariamente salva, ma dove il termine salva alla fine diventa essenziale, perché se non c'è nulla da salvare, dal punto di vista della pienezza, perché dire salva, no? È salvo solo ciò che era in pericolo, può essere salvo, no? Invece qui si dice no, attenzione, che quella totalità è, come dire, originariamente interrotta. Per giocare facile così, potremmo dire, è un sentiero originariamente interrotto. E quindi non si tratta di contrapporre quella perfezione ad una, come dire, imperfezione manchevole del primo orizzonte. Queste sono un po' le due prospettive, perché all'interno di questa di questo sguardo che cerca di cogliere la ferita nell'origine stessa, in quella totalità, si apre la possibilità di intendere quella totalità in relazione ad un concetto di libertà che invece dal punto di vista del professor Severino può, come dire, prendere forma solo in quella persuasione che ha lo sguardo del mortale. Quindi una chiara contrapposizione, ma si è discusso molto in questi giorni, mi piacerebbe riprendere questa questione del senso ormai vuoto della festa, si è discusso molto della banalizzazione di una interruzione che diventa angosciosa, angosciante, no? Perché è pura vacanza, puro vacuum, no? Si è discusso molto di questo, ma come mai? Non sappiamo più cos'è la festa, così. Ma io direi che questa, oso proporre, che non sia affatto una questione moderna, ma questo destino forse inizia laddove si era deciso che lo sguardo festivo, contemplante, fosse un'altra dimensione, distinta, separata da quella del fare. La questione è allora, ma questa interruzione,
del sabato, inaugura una dimensione distinta, separata da quella del fare, che è la dimensione della contemplazione. Ma attenzione, se fosse così, allora capiamo perché oggi ci troviamo disperatamente a cercare di riempire il vuoto della festa. No, si dice, quella paura della festa. Non lavora, no, fa, ma cosa fa? Fa cose che sono, potremmo dire, per dei lavori virtuali, no? Si dice, mi dedico ai miei hobbies, no? Che non sono lavori, sono lavori virtuali, no? Perché ormai quella dimensione non può consentirsi di frequentare il lavoro, perché è stata distinta dal lavoro. Ma forse già il pensiero greco, quando pensa alla contemplazione, è qualcosa che comincia a diventare antitetico rispetto alla dimensione del fare, il teoremi e lo sguardo, che non a caso per Platone e per i greci si rivolge a ciò che non può essere fatto, all'eterno, laddove il fare invece è quella dimensione in cui tutti lo sappiamo, ci troviamo sempre imperfetti. Perché? Ma per il semplice fatto che ciò su cui agiamo, su cui operiamo, in quanto, come dire, manipolabile, operabile, è rivolto ad un fine che sta oltre la sua presenza. È imperfetto perché deve realizzarsi attraverso il fare. Il fine è sempre di là da venire quando facciamo, no? Quando facciamo. Invece lo sguardo teoretico contempla il tutto privo di questo, di questa penia continua, che è il fine sempre da raggiungere. Nel fare ci sentiamo imperfetti, una volta che abbiamo diviso le due dimensioni, nel fare ci sentiamo imperfetti, perché la realizzazione della cosa deve sempre essere compiuta, non appare mai nella sua completezza. Lo sguardo contemplativo fissa nella sua definitezza invece il compiuto. Ma ecco, io dico, quando accade questa divisione, non è forse già deciso che cosa? Propongo questa, che ciò che il contemplare, il teorema, guarda nella sua definitezza, nella sua compiutezza abbracciata, è già il fallimento del proposito di abbracciarlo, perché se lo abbracciamo, se lo definiamo, questo tutto non è tutto, è già un oggetto contemplabile, diverso da me, quindi parziale, diverso dal contemplare che lo contempla, quindi già parzializzato, è già destinato, come dire, a non poter essere più sguardo festivo nel senso della compiutezza, perché si è, io dico, deciso la distinzione tra teoria e prassi. La prassi è il luogo della imperfezione, la teoria dello sguardo che finalmente contempla il tutto e vede che cosa vuole, ma distinto, questo sguardo è già destinato a riconoscere che quello che guarda non è il tutto, è un oggetto parziale. E quindi, come dire, da questo punto di vista, ciò che guardiamo comincia sempre più chiaramente ad apparire come il vacuo, la vacanza da riempire disperatamente. Da lì si decide tutto. Ma allora, se questo è vero, io chiedo al professor Severino e al professor Bona, date le cose che sono state già dette, ammesso che questo abbia un senso, non è forse da rimettere in questione anche proprio il concetto di relazione tra teoria e prassi? Questo è il punto, perché in quel sabato c'è un'interruzione che ci porta in un'altra dimensione, non più, cioè, estranea al fare, o no? Lo sguardo che vede il tutto è uno sguardo che deve necessariamente lasciarsi alle spalle e fare, non può avere a che fare con nessun tipo di azione, temi suoi, so benissimo, no? Oppure, ecco, la festa
può essere pensata all'interno di una diversa dialettica tra teoria e prassi. Allora io non so se nel testo biblico si alluda ad una dialettica che forse abbiamo perduto, di queste due dimensioni, e quindi che ci dovrebbero impegnare, non lo so se sia così, propongo questa provocazione, a, come dire, riflettere innanzitutto sul modo in cui noi viviamo ed esperiamo da mortali questa distinzione astratta tra teoria e prassi. Forse si tratta di tornare ancora a pensare questo. Lascio a voi di nuovo. Quando comincio io?